Colonnello, quando vuole. Ok. Taking Chance è la storia del tenente colonnello Mike Strobel. Quando si è arruolato? A 17 anni. Volevo solo diventare un marine. Si è offerto volontario per scortare la salma di un giovane, Chance Phelps. Qualcosa da bere? Dell'acqua, grazie. Qual è il problema? In servizio? Sì. Scortare una salma è il compito di un militare quando un altro militare rimane ucciso in servizio. Attraverso un processo specifico, il corpo viene condotto nel luogo dove riposerà in eterno. Questa è la scorta di Chance. Signore, ho deciso di fare da scorta a Chance quando, leggendo le informazioni sui decessi, mi sono accorto che lui era della mia stessa cittadina. Ho pensato che fosse giusto che lo accompagnassi io. Non riesco a credere che io sia qui e lui no. Io sono felice che lei sia qui. Durante tutto il viaggio sono avvenuti diversi incontri. Portantini, piloti di aereo, altri Marines, normali viaggiatori. Tutti sono stati protagonisti di momenti favolosi. Voglio che sappiate che non siete soli nel dolore. In tutti gli stati Chance ha toccato molte persone. Tutti questi momenti sono reali. Sono successi e sono il racconto del vero viaggio di Strobel. E sono tutti molto commoventi. Ho eseguito il passaggio alla prima classe. Grazie per il suo servizio. Il processo è stato così forte, l'ha toccato così intimamente, che invece di redigere un normale rapporto, Strobel ne ha scritto una storia chiamata Taking Chance, da cui è tratto il film. Nel corso delle settimane ho visto le reazioni della gente al sacrificio di Chance. Volevo tenerle con me e il modo migliore era quello di tenere un diario. Poi ho deciso di condividere i miei appunti con qualcuno. Così li ho spediti a 6 o 7 collaboratori e da lì è esploso il caso. La cosa è finita su internet. Ha fatto il giro del mondo e ha raggiunto le persone più diverse, e tra queste anche Brad Crevoy. Un amico di mio figlio è morto in Iraq e al funerale la sua famiglia mi ha dato un articolo. Quell'articolo era Taking Chance. È pazzesco, signore. Io non l'ho detto a nessuno. Ma lo sanno tutti. È come se il film sposti una tenda. Parla di qualcosa che non viene mostrato. E sono eccitato di poterlo mostrare. È importante sapere che questo viaggio avviene. Chance sarebbe onorato di sapere che l'ha riportato a casa un alto ufficiale. A leggere la storia, sembra una storia tranquilla, che dovrebbe essere facile da girare. E in realtà ci sono delle difficoltà. Ci sono aerei e aeroporti e avevamo bisogno di elementi particolari per la storia. Uniformi militari, il modo di camminare e di parlare. Si tratta di un rituale davvero molto specifico. Viene eseguito in maniera estremamente precisa. La parte migliore di questa esperienza è andare al lavoro sapendo di raccontare una storia importante che dovrebbe essere raccontata, una storia che dovrebbe essere vista. E questo non succede molto spesso. Lei ha riportato Chance a casa. Ora è un testimone, il testimone di Chance Phelps. Senza testimoni scomparirebbe per sempre.